Oggi siete qui per manifestare, cosa chiedete al Parlamento italiano? Sì, siamo qui per il sostegno a dare a tutti gli italiani oggi. C'è anche un movimento in Francia, lo stesso giorno alle 17 anche a Sanary, perché è importante di essere insieme per una battaglia che deve finire. Dunque deve finire con la legge Renzi, la legge per l'omicidio volontario stradale, è un'urgenza. Non è una legge per noi, per gli obiettivi, per la fare gli obiettivi, ma è una legge di rispetto per tutti e una legge di rispetto per la vita. E per tutti gli innocenti ancora in pericolo sulle strade. Ok. Che la sensazione vi ha lasciato la sentenza della Corte di Cassazione recente? Siamo amarezza. Sì, siamo amarezza. Una battaglia ancora che deve continuare. Questa legge penso che potrà svegliare la giustizia e permettere la riconoscenza delle gravissime circostanze aggravanti degli arbitri e la prima circostanza è di avere in perfetta coscienza fatto un giro per andare a contromano e accettare di mettere tutti innocenti, tutti gli altri in pericolo fino alla morte e la morte dei nostri figli. Cosa chiedete oggi al prefetto? Niente, non chiediamo nulla, chiediamo solo che si faccia portavoce delle nostre iniziative che stiamo portando avanti. Ovviamente non aspettiamo che lei decida, però che si faccia portavoce con il ministro degli interni affinché si possa fare un ragionamento alla luce del fatto che oggi in Commissione Giustizia del Senato viene discusso il proprio decreto DDL sull'omicidio stradale. Quindi ragioniamo un attimo come viene costruito. Per l'ennesima volta ricominciamo a discuterne, però non arriviamo mai a un dunque.